Le sedute del 26 e 27 marzo. Trasporto pubblico locale. Assistenza per anziani e non autosufficienti. Inaugurata la scuola di Medolla. 7 giorni in consiglio. Il Consiglio regionale si è riunito in seduta straordinaria su richiesta delle opposizioni il 26 marzo per analizzare la situazione del trasporto pubblico locale e il 27 sui fondi regionali a sostegno dell'assistenza agli anziani. Il 26 marzo, inoltre, l'Assemblea ha approvato la proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio e a conclusione dei lavori l'Ufficio di Presidenza, assessori e consiglieri hanno ricevuto una delegazione del personale regionale sulle proposte di riorganizzazione delle piante organiche. Focus. Seduta straordinaria del Consiglio regionale il 26 marzo, richiesta dalle opposizioni sulla mancanza di fondi per il trasporto pubblico locale. Dopo la comunicazione dell'assessore Barbara Bonino e l'ampio dibattito, è stato approvato un ordine del giorno che chiede alla Giunta di utilizzare per il trasporto pubblico locale il fondo perequativo. La Giunta Cota sta preparando un disastro per il trasporto pubblico locale. Come l'assessore Bonino ha appena dichiarato in aula, se le cose non saranno cambiate dalla Giunta regionale, da luglio a dicembre 2013 ne avremo la metà degli autobus oggi in circolazione in servizio e 2/3 solo dei treni oggi in circolazione saranno ancora in servizio. Ci sono tagli pesantissimi che faranno sì che tanti pendolari della nostra regione saranno costretti ad andare a piedi. È un dramma che produrrà il fallimento di imprese e la cassa integrazione di moltissimi lavoratori. Consiglio straordinario per il TPL, la maggioranza in regione si compatta intorno all'assessore Bonino che è costretta ad affrontare una situazione di bilancio difficile dovuta anche ai tagli da parte del governo. Noi chiediamo una maggiore riflessione sull'utilizzo del fondo perequativo ma anche dei fondi FAS salvaguardando opere prioritarie per Torino e per il Piemonte. Nella seduta del 27 marzo, su richiesta delle opposizioni, il Consiglio regionale ha ampiamente dibattuto su fondi regionali a sostegno dell'assistenza, cura residenziale e domiciliare degli anziani e non autosufficienti. La trattazione degli ordini del giorno presentati in materia è stata rinviata in commissione. I malati non autosufficienti non sono dei malati di serie B, sono dei malati di serie A. E i livelli essenziali di assistenza vanno assolutamente e tassativamente rispettati. Questo è quanto noi chiediamo a questa giunta regionale, di fare molta attenzione sul monitoraggio delle liste d'attesa. Abbiamo sottoposto al nuovo assessore Cavallera il tema gravissimo di tutto il mondo della non autosufficienza in tutti i suoi aspetti, chiedendolo di affrontare anche in commissione e siamo certi che saprà affrontarlo senza pregiudizi tra ruolo del pubblico e del privato e senza una visione ideologica che oggi assolutamente sarebbe fuori tempo. Il Consiglio regionale ha approvato la proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio per il 2013 fino al 30 aprile in attesa dell'approvazione del documento contabile di previsione. Viene così consentito alla macchina regionale di continuare a operare impegnando gli stanziamenti di bilancio nei limiti di un 12° per un mese, fatte salve le spese obbligatorie, gli interventi collegati alle calamità naturali, alla tutela dell'incolumità pubblica, le spese destinate alla copertura di contratti già stipulati e i trasferimenti necessari al settore sanità. In breve. A 10 mesi dal terremoto in Emilia è aperto un nuovo polo scolastico a Medolla nel Modenese, grazie all'impegno di privati e istituzioni. Anche il Piemonte ha contribuito a realizzare il progetto con un finanziamento di 150.000 euro, grazie alle donazioni di amministratori regionali e locali, di tanti cittadini e rappresentanti della società civile. Questo progetto a noi ci è piaciuto subito. Abbiamo aperto un conto corrente, molti dipendenti del Consiglio regionale, della Regione, consiglieri regionali, assessori, ma tanta gente ha aderito a questa nostra raccolta fondi. Abbiamo messo delle risorse che derivano dai risparmi del Consiglio regionale. Oggi sono contento di essere qui a rappresentare la comunità piemontese in un momento di festa. I bambini e i ragazzi sono il nostro futuro, però per poter dare loro un futuro e dare loro la possibilità di essere gli attori del futuro bisogna dargli le possibilità nel presente. Allora è molto bello questa nuova scuola, la solidarietà è qualcosa che va messa in circolo, bisogna sempre farla con generosità, con disinteresse, perché il bene nella vita ritorna.
Le istituzioni sono sempre in prima linea, spesso si dice i privati, certo qui c'è un grande apporto dei privati, hanno messo risorse fondamentali, hanno messo anche l'entusiasmo, la voglia di esserci. Ricordiamoci sempre però che se non ci sono le istituzioni, chiaramente anche questa volontà e questa forte partecipazione dei cittadini rischia poi di non avere i risultati che oggi invece abbiamo visto tutti. Puoi pensare che anche le altre assemblee legislative, in modo particolare Piemonte e Toscana, abbiano partecipato a questa opera, insomma anche questo apre davvero una grande speranza per questo Paese. Rinnovato l'accordo tra Consiglio regionale e l'ente nazionale Sordi del Piemonte per continuare la produzione del telegiornale CRP TG LIS, dedicato alle persone sorde e con deficit uditivo. Il documento è stato firmato a Palazzo Lascaris dai presidenti Valerio Cattaneo e Corrado Gallo. Quando ho saputo che volevano rinnovare questa convenzione, questa lettera di intenti per il TG Web, in realtà l'avevamo quasi dato per scontato, perché è una cosa che abbiamo affrontato positivamente e che sappiamo che le persone sorde seguono moltissimo, anche grazie all'inserimento del TG Web all'interno di Facebook. Quindi oggi siamo di nuovo qui per ringraziare di nuovo il presidente Cattaneo e proseguire questo progetto. Aumentare la produttività agricola per fronteggiare l'incremento di domanda globale, ma allo stesso tempo ridurre l'impatto ambientale e il consumo di risorse. Questa è la sfida emersa durante il convegno di inaugurazione del 228esimo anno accademico dell'Accademia di Agricoltura di Torino, che si è tenuto a Palazzo Lascaris il 23 marzo. Clima e agricoltura sono da sempre legati, però possiamo dire che fino a un passato piuttosto recente era più che altro il clima che influenzava l'agricoltura. Adesso abbiamo anche una risposta opposta. L'agricoltura influenza il clima perché un'agricoltura molto petrolifera ha emissioni a effetto serra che condizionano il clima e i cambiamenti climatici di domani torneranno a influenzare anche negativamente l'agricoltura. Ecco perché dobbiamo parlare di questi argomenti e prepararci. L'Accademia d'Agricoltura è nata nel 1785 con lo scopo di promuovere e diffondere la cultura relativamente all'agricoltura, attraverso sperimentazione, attraverso convegni, attraverso varie forme di comunicazione. Ancora oggi l'Accademia mantiene questa sua funzione fondamentale e ogni anno c'è una inaugurazione con la quale noi facciamo il punto della situazione e cerchiamo di rendere pubblico ciò che è stato fatto nell'anno precedente. Approvata il 19 marzo la nuova legge di tutela e uso del suolo, che aggiorna e modifica la legge Astengo del 77, prevedendo una sostanziale semplificazione. Disciplina contenendole le tempistiche e amplia l'attenzione sulle problematiche paesaggistiche e ambientali. Estende la copianificazione, rafforzando la condivisione progettuale tra enti locali e regione. Riconosce i principi della perequazione urbanistica e territoriale e il coordinamento tra norme urbanistiche, ambientali e idrogeologiche. La città sicura, la città che si prende cura delle donne ma anche di tutti gli altri soggetti più fragili all'interno della società. Una città quindi più amichevole dal punto di vista di tutti. Stiamo presentando questo manuale come consulta delle elette in tutte le realtà del Piemonte, pensiamo che possa portare a progetti concreti. Per il mese di aprile gli appuntamenti di presentazione del progetto La Città Sicura, promosso dalla Consulta Regionale delle Elette, sono in provincia di Torino lunedì 8 alle 18 nella Biblioteca di Caselette e mercoledì 10 nella Biblioteca di Venaria alle 17. Per la provincia di Vercelli, a Cigliano il 12 aprile alle ore 21 nel Centro Incontri di Piazza Lorenzetti. All'Archivio di Stato di Torino fino al 30 aprile la mostra Il Re l'Architetto, viaggio in una città perduta e ritrovata. Fogli botanici, le famiglie della flora d'Italia nell'erbario di Alfonso e Adastella, nelle fotografie di Angelo Garoglio, è visibile nella sala espositiva Ufficio Relazioni con il Pubblico fino al 10 aprile. Fino al 17 aprile alla Biblioteca della Regione la mostra Il Piemonte sul mare, dal Medioevo a oggi.
La donna è immaginata, l'immagine della donna, mostra promossa dal Consiglio regionale della Consulta Femminile, curata dal disegnatore Dino Aloi, è esposta a Pinerolo nel Salone dei Cavalieri fino a domenica 7 aprile. Come vedi Palazzo Lascaris è il concorso di fotografia su smartphone lanciato dal Consiglio regionale. Partecipare è semplice, basta scattare una foto della sede del Consiglio con Instagram, il network del photosharing, e pubblicarla utilizzando l'hashtag cancelletto InstaCRP. Gli aspiranti fotografi potranno ritirare subito un gadget in regalo all'URP in via Arsenale 14. A fine anno un gruppo di esperti sceglierà le foto migliori, che verranno premiate a Palazzo Lascaris.